Edizione 2016-2017, buona serata, parte il secondo anno di Proteramo, la trasmissione dedicata ai colori biancorossi del Teramo. Innanzitutto bentornati, è un piacere ritrovarsi a distanza di qualche mese. Abbiamo vissuto l'estate intensa dopo un'annata un po' travagliata con il cambio di allenatore, il Teramo che è ripartito in un girone molto complicato, nel girone B, e che arriva arriva in questo campionato dovendosi confrontare con formazioni davvero molto importanti, e noi siamo di nuovo qui a raccontarvi quello che sarà il campionato dei biancorossi. L'anno scorso abbiamo iniziato l'esperimento doppio con il Teramo prima, l'Aquila poi, per sfortuna degli sportivi aquilani, abruzzesi, insomma c'è stata la retrocessione amara dei rossoblù in Serie D, e allora di fatto Proteramo si allarga un po', non sarà più di 45 minuti, sarà di 60 minuti, questa è la novità della stagione. Poi ce ne saranno tante altre nel corso dell'annata, che sarà lunga, analizzeremo le partite, analizzeremo i momenti, le situazioni, lo faremo come al solito cercando di mantenere sempre il sorriso sulle labbra, come vi abbiamo abituato, perché di fatto poi stiamo pur sempre parlando di sport. Vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS 392-623-7060, eccolo qua in sovraimpressione. Io già ringrazio Maurizio da qui in regia che mi supporterà, ma soprattutto mi sopporterà quest'anno. Bentornato Proteramo, ciao Jacopo, ciao. Vedete che continuano ad arrivare i messaggi, li leggeremo nel corso della serata. Ripeto, quest'anno sarà un'annata in cui troverete molte novità, mano a mano ve le proporremo. Questo è l'hashtag Proteramo per chi utilizza Twitter. Una cosa che è rimasta e non potevamo farne a meno certamente sono gli ospiti, li vado a presentare per questo debutto della stagione 2016-2017, e speriamo riservi a tutti gli sportivi abruzzesi le più grandi gioie sportive, e non solo, anche perché siamo reduci davvero da dei giorni molto travagliati e che ci comunque riportano ad una realtà dei fatti per cui i veri drammi della vita sono davvero altri. Torniamo a casa nostra, presentiamo gli ospiti. Non potevamo che iniziare con il capitano del Teramo, che saluto, che ringrazio, Ivan Speranza. Ciao Ivan, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. E poi due giornalisti, due colleghi, la saluto, la prima, Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, ciao, buonasera. Ben ritrovata. E poi il collega di testata, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E allora, questo è il nostro studio, anche se mi hanno un po' tagliato la testa nell'inquadratura larga con il numero, ma non fa niente, tanto non c'è, ecco qua, subito Maurizio provvede. Iniziamo con le schermate, le conoscete, ma noi le riproponiamo per capire insomma quello che sono stati i primi 90 minuti amari per il Teramo, che esce sconfitto dal Saleri di Lumezzane per 2-0 sabato in questa Lega Pro, che per quanto riguarda il girone B nei primi tre mesi ci accompagnerà di sabato, poi per gli altri sei mesi ci accompagnerà invece di domenica. Lumezzane Teramo 2-0, San Benedettese Padova rinviata per ovvi motivi, quelli legati purtroppo al sisma del centro Italia. La San Benedettese, come era giusto che fosse, non è scesa in campo contro i biancoscudati. Era anche il giorno dei funerali a Monticelli. Sud Tirol Fano 2-0, Pordenone Gubbio 1-1, Sant'Arcangelo Feralpi Salò 3-1. Poi dovremmo correggere la Feralpi Salò, perché probabilmente abbiamo un po' sbagliato il nome, è diventata Feralpi Salò. È la Feralpi Salò, è una nuova del girone è una nuova ripescata sì, ripescata tra le tantissime ripescate. Fedar. Venezia Forlì 1-0, a proposito del Venezia, una delle big di questo campionato, ancora Mantova 1-1, Bassano Reggiana
2-1 e poi parleremo del Bassano, perché ci sono vari incroci e soprattutto perché sarà il prossimo avversario del Teramo sabato pomeriggio alle 16.30 al Bonolis. Poi c'era il super derby tra Modena e Parma, si aspettava chissà quale partita, 0-0. E poi c'è Albinolef e Maceratese, rinviata, ma per altri motivi, geograficamente, insomma, Albinolef con il centro Italia non c'entra praticamente nulla, però l'Albinolef era stata ripescata, quindi bisognava dare modo ai bergamaschi di attrezzarsi, un po' come successe al Teramo l'anno scorso, che partì dalla quarta giornata, bisogna ancora dare il tempo all'Albinolef di assestarsi e fare tutte le operazioni che servono per allestire una squadra di Lega Pro. Nulla a che vedere con quello che è successo a Pisa, in cui senza nessuna ragione evidente Ternana-Pisa è stata rinviata. Vabbè, ma questi sono altri discorsi che attengono alla cadetteria e ci riguardano relativamente. Vediamo la classifica, Maurizio. Ah, la corretta, ecco perché ha rimesso la schermata, ecco perché io adoro Maurizio Daguin in regia, perché è capace di correggere in corsa, è preciso e corregge in corsa. Sant'Arcangelo, Lumezzane, beh, classifica scolastica, Sant'Arcangelo, Lumezzane, sul Tirol, Bassano e Venezia, cioè chi ha vinto 3 punti, chi ha pareggiato 1 punto, Ancona, Pordenone, Mantova, Gubbio, Modena, Parma 1 punto e poi a 0 chi ha perso e chi ovviamente non ha ancora giocato, come nel caso di Albinolef, San Benedettese, Maceratese e Padova, invece chi ha perso Reggiana, Forlì, Feralpi, Teramo e Fano, 0 punti, ma con una partita già giocata. Comincio subito con Ivan Speranza, non tanto, poi parleremo, Ivan, anche della partita, ma che estate è stata, e perdonami il gioco di parole, è la fine dell'era Vivarini, dell'epoca Vivarini, è iniziata quella di Lamberto Zauli, tu che questa squadra la conosci e ci sei da 6 anni, sei oltre che capitano una bandiera, com'è stato questo passaggio tra 2 epoche? Sì, no, è stato, diciamo, una fine di un ciclo che nel calcio ci sono, quindi è arrivato il mister, quindi tutto, abbiamo azzerato tutto quello che avevamo fatto prima, soprattutto quello che è successo poi l'anno scorso, abbiamo azzerato e siamo iniziati subito col mister Zauli. Purtroppo è iniziata benissimo la nostra avventura, però speriamo di rifarci già da sabato. Assolutamente, peraltro non ho tirato fuori un argomento che poi sarà tema di discussione, perché manca un giorno e qualcosina alla fine del calciomercato, si chiude alle 23 di domani sera, quindi di fatto manca un giorno e poco meno di 2 ore alla fine del calciomercato, perché in casa Teramo si lavora comunque ancora per un attaccante, per un centrocampista, per un terzino destro. Questi sono i ruoli, poi cercheremo anche di fare dei nomi se ci riusciamo, ma per tornare al discorso di prima, è una squadra profondamente rinnovata, ma come è cresciuta, come nasce questa squadra, che te ne pare? No, siamo rimasti in sede degli anni passati, quindi la maggior parte sono tutti ragazzi nuovi, siamo ambientati subito, abbiamo cercato comunque noi, diciamo, della vecchia guardia di far capire un pochino come ragioniamo, come la pensa la società e come si vive qui, diciamo. Quindi siamo messi subito a disposizione tutti, quindi stiamo lavorando sotto questo aspetto molto, molto bene. Molti sono arrivati, poi ti chiedo anche di chi è arrivato, ma in molti sono andati via e questo designa comunque anche in un certo senso la profondità del cambiamento, della trasformazione di questa squadra. E sono ex oramai compagni di squadra a cui immagino che a loro ti leghi un rapporto oltre che calcistico anche affettivo. L'ultimo in ordine di tempo è Stefano Amadio, è andato via lui, è andato via Cenciarelli, è andato via Perrotta. Ma come vive un capitano la partenza di amici di fatto
Ma dispiace ovviamente sotto un punto di vista, perché comunque al di là del rapporto lavorativo che abbiamo, con molti siamo amici ovviamente, si era creato un bel rapporto, quindi dispiace. Però sappiamo come funziona nel calcio, c'è chi va e chi viene, quindi dobbiamo accogliere chi viene nel miglior dei modi e fare come abbiamo fatto magari Stefano per ultimo. Fare gli auguri per al di là che lui magari è salito ancora di più in categoria, quindi se lo merita, e quindi un grosso in bocca al lupo e di giocarsi le sue chance. Chi va, chi viene e anche chi resta come Ivan Speranza? Sì, vabbè, quelli che sono restati come me siamo rimasti perché abbiamo voglia di comunque ancora far bene qui a Teramo, e sappiamo che qui a Teramo si può far bene, quindi siamo rimasti con la voglia ancora più di prima, se no non rimanevamo. È curioso che siano rimasti quelli della vecchissima guardia, sì. Sono andati via quelli della vecchia guardia intermedia, o quelli che sono arrivati nell'anno della promozione in Serie B. E invece quelli della vecchissima guardia, come lui che c'era addirittura dalla D, come anche Petrella, ma gente come Scipioni, come Di Paolo Antonio, come Caidi, che sono arrivati nell'anno della prima Lega Pro con Campitelli, loro sono rimasti, sono andati via, ecco, i vari Tonti, Amadio, Cenciarelli è arrivato anche l'anno prima, ma giocatori, molti di questi che erano arrivati nell'anno della promozione in Serie B. Intanto continuano ad arrivare messaggi, poi io cerco di segnarli, ma vi ringrazio perché non mi date il tempo neanche di segnarli. Nel Teramo esiste un problema, Croce mi sembra un pesce fuori d'acqua, poi ne parliamo di Croce, però prima è arrivato un messaggio su Jefferson, Ania. Tu segui da vicino anche il mercato, è vero che Forte andrà via da Teramo e poi su Jefferson... Forte e Jefferson sembrano molto legati attualmente, anche se sono distanti, perché si parte, almeno adesso si può dire, da una certezza che Forte sia in uscita, sia il predestinato a lasciare il reparto avanzato per far posto a qualcun altro, almeno sulla carta. Jefferson è uno dei nomi più papabili, forse il numero uno, è la pista preferita dalla società, sempre che si riesca a piazzare Forte a Latina, però, altrimenti poi si virerà su altro. Io, Andrea, perdonami, però... Perché poi non è neanche escluso che magari, scusate, dai un attaccante, prendi un attaccante, oppure si può fare un centrocampista, certo. Da qualche altra. Vedremo. Lo scorso anno le vedremo da chi. Puzzi, dovevano, esatto, andare via. Sembra un rivivere. Un rivivere e mi suggerisce un qualcosa di effettivamente vero, perché Andrea, diciamo che il filo conduttore di questa estate, almeno a livello di mercato, è in Latina. Sì. E ritorna nelle ultime ore di mercato. Noi sorridiamo, però... Effettivamente, se Jefferson è un attaccante che interessa perché interessa, adesso bisognerà andare a trattare con il Latina. Sì, però se magari l'arrivo di un Tonti... No, perché lei ride, però io dico... No, cioè, io rido perché tu ridi. L'affare Amadio non è stato proprio esattamente l'emblema della trattativa tranquilla. Però attenzione, la partenza di Tonti e poi di Amadio è magari legata anche a un interesse che lo staff tecnico del Latina, che era quello del Teno, potevano avere nei confronti di questi giocatori. In questo caso si parla di giocatori in uscita da Latina, giocatori che non rientrano nei piani tecnici del Latina e non da quest'anno, e quindi in questo caso direi che sia un po' più una casualità rispetto ai casi precedenti dove c'era un interesse da parte dell'allenatore del Latina, di Vivarini, che ha fatto poi lavorare la sua società attuale per avere questi giocatori. Una cosa però mi ha colpito, questa insomma la devo dire, prima di Ferragosto la sensazione era che il Teramo avesse chiuso il suo mercato, che era vigile sul mercato per cogliere qualche opportunità qualora si fosse palesata,
ma che si, sostanzialmente si verificava soltanto la situazione di Amadio, bisognava monitorare soltanto quella, nel senso se Amadio esce bisogna rimpiazzarlo, per il resto se capita qualche occasione bene, se no siamo a posto così. Mi sembra invece che negli ultimi 4-5 giorni il Teramo sia arrivato con la necessità di fare un mini mercato all'interno del mercato, perché se va via un terzino destro e bisogna prendere quindi l'alternativa a Scipioni, se va via Amadio e bisogna prendere l'alternativa di Amadio, se ora bisogna mettere in discussione anche l'attacco, perché si parla dell'arrivo di una punta di struttura forte e in uscita, mi sembra che in parte si sia rimessa in discussione la strutturazione del mercato, e questo mi sembra un dato di fatto. Poi vedremo queste ultime ore cosa porteranno di ufficiale, però se Forte che arriva dal Pescara e viene dato in uscita, se c'è questo interesse per Jefferson, se è uscito il nome di Baldassin per il centrocampo, bisogna rimpiazzare Amadio con Baldassin, ma Baldassin è un Amadio? Secondo me no, no. Come caratteristiche tecniche non lo è. Quindi tu prima, avevi Amadio e Peterman, adesso non hai Amadio e per sostituirlo si va su un giocatore. Per carità, sono considerazioni tecniche che avranno fatto e sono state ponderate. Te le dico, sì. Dico sia stato preso Jefferson, confermato, un saluto a tutti, tra un po', a parte ne stiamo parlando, ti dico considerazioni tecniche, ti spiego perché. Nel caso si va su Baldassini, che non è proprio un playmaker come Amadio, perché per Zauli, oltre Peterman, anche Carraro può fare quel ruolo. E quindi per il tecnico Peterman è il playmaker, ma Carraro è adattabile anche a quel ruolo. Vabbè, sono considerazioni su cui io non entro troppo, mi limito solo a dire che via un giocatore arriva un altro con caratteristiche diverse. Carraro, se dovesse giocare davanti alla difesa, sarebbe spostato da trequartista, che è un po' il suo ruolo naturale per cui è stato preso, a fare l'alternativa di Peterman quando Peterman non gioca. Non so se sia il massimo. Comunque, non vado oltre. Dico soltanto che in questi ultimi giorni il Teramo deve tornare sul mercato, sta tornando sul mercato più di quello che prima di Ferragosto si potesse immaginare. E questa mi sembra una piccola anomalia. Che è anche difficile adesso poi. Nelle ultime ore, a parte che le scelte sono limitate, ovviamente, devi anche accontentare, tra virgolette, di quello che è rimasto. E poi hai la frenesia delle ultime ore di mercato, perché domani alle 11 si chiude, quindi quello che hai fatto, e altrimenti poi devi aspettare o gennaio oppure devi avere fortuna dal mercato degli svincolati, ma non è sempre così automatico trovare qualcosa tra gli svincolati che ti possa servire. Sembra, per riallacciarmi ad Andrea, sembra che a un certo punto la situazione sia precipitata e in questo momento non riesco a capire come mai. Vedremo magari più avanti, perché poi ovviamente tutti i discorsi dopo Lumezzane possono anche lasciare il tempo che trovano, perché fortunatamente la sconfitta è arrivata nella prima partita di campionato, quindi c'è ancora tempo per intervenire, c'è tempo, bisogna dare tempo alla squadra per, penso, assimilare ancora per bene i Zauli. Quindi, tra virgolette, fortunatamente è arrivata la prima di campionato e c'è ancora tempo per intervenire e per porre rimedio. Però forse qualcosina non è andata come sarebbe dovuta andare a un certo punto. Ci chiedevano da casa, ho intravisto un messaggio, il Teramo è l'unica società che non riesce a fare plusvalenze perché libera i contratti, risolve i contratti e basta, quindi di fatto toglie il vincolo e i giocatori si accasano praticamente in maniera gratuita. Ci sono poi diverse dinamiche, se Raioccolo è stato Amadio... per quel che ci è dato sapere in parte lo è stato, poi come dice Andrea siamo in Lega Pro, quindi è difficile fare delle plusvalenze. Mi viene a pensare a Cenciarelli, che è stato liberato, però Diego Cenciarelli aveva altre necessità, altre problematiche per cui la società gli è andato incontro. Non mi viene da condannare questa scelta. Con Tonti è stato fatto un altro tipo di valutazione, perché penso che Tonti non rientrasse più già nei piani societari. Sì. Quindi sono tutte dinamiche, tutte situazioni diverse a seconda del giocatore di cui stiamo parlando, secondo me. Cioè, poi se un giocatore deve andare via sotto contratto, molte volte si può lavorare sulla volontà del calciatore che vuole andare via, la società magari dice però mi dovete pagare il cartellino, allora la società di categoria superiore o di due categorie superiori dice
Noi non spendiamo nulla, però c'è il calciatore che freme perché sa che c'è la grande opportunità. Sì. E quindi poi la società che ha quel giocatore si deve tenere in casa un ragazzo che è bravissimo, fortissimo per la categoria, come il caso Amadio, che però sa che c'è questa grande opportunità. E per lui non è facile rendere al massimo, perché lui magari vorrebbe andare via e cogliere questa opportunità professionale. Sai, molte volte ci rimetti se sei la società che ha questo giocatore, perché non puoi tenerti un giocatore che è demotivato con una stagione in corsa. Quindi poi si innescono delle dinamiche che portano società di Lega Pro a non avere quella forza contrattuale per poter spuntare degli introiti da queste situazioni. Siamo in Lega Pro, è molto difficile, già è difficile che girino dei soldi tra Serie B e Serie A, figuriamoci tra società di Lega Pro o quando una squadra di categoria superiore si affaccia in Lega Pro a richiedere dei giocatori. Perché non è stato riconfermato Brugaletta, ci chiedono da casa, che era bravo e giovane, ora è svincolato? Siamo sicuri che sia svincolato? Non ne sono così sicuro. Perché non prova? Stava all'Acragas, ricordo. Esatto, esatto. Però forse col senno di poi non è un discorso. Peraltro, su Brugaletta è successo, cioè c'era stato il rinnovo, non è stato depositato. Il contratto, ci si è data la spiegazione dell'arrivo del nuovo direttore sportivo di Fabio Lupo, quindi si voleva dare, a quanto ne sappiamo, la possibilità al nuovo DS di valutare effettivamente la rosa a disposizione, di decidere chi dovesse rimanere o meno. Capito l'attacco, prima ci hanno scritto, con un po' di ironia che non fa mai male, chiunque viene a Teramo che si chiama forte è scarso. Andrea Costantini giustamente mi direbbe adesso, allora non andate a prendere il portiere, c'è anche un portiere che si chiama Forte. Francesco Forte, che è omonimo del Francesco Forte che c'era l'anno scorso. Ma si è parlato anche di Moreo, del ritorno di Moreo, è vero? Ad un certo punto del mercato, ok, quest'estate. A un certo punto del mercato, sì, come no, era un'idea, no, perché mi è venuto in mente quando mi era stato detto, ecco perché ridevo, è stata un'idea palesata dal presidente in persona, poi è stata però abbandonata per percorrere altre piste. Peraltro Moreo adesso è con Lentella. Ivan, si parlava, ci chiedevano del centrocampo. Ora, noi vediamo anche le immagini lumezzane, le avete viste, sicuramente le conoscete bene. Alcuni ci dicono, ecco, questo è il primo gol, quello di Bacio Terracino, poi arriverà anche il 2-0 di Barbuti, eccolo qua. Qualcuno ha evidenziato forse un centrocampo un po' carente a livello di filtro, è chiaro che le assenze, i giocatori sono andati via, magari si sentono, i nuovi non sono al 100%, quali difficoltà può incontrare questa squadra con questo modulo, con se non fa molto filtro? Ma la prima cosa secondo me, al di là dei moduli, è quello che secondo me abbiamo sbagliato domenica, è stato l'atteggiamento, prima di tutto. Che quello vale più di tutte altre cose tattiche, di moduli e via dicendo, perché se andiamo in campo come siamo andati, oppure anche dopo i gol presi non abbiamo reagito, niente, è dura vincere le partite. Quindi la prima cosa è quella per me, e sappiamo che abbiamo sbagliato e lo stiamo capendo in settimana, e stiamo facendo di tutto perché non succeda più già da sabato. Poi ripeto, il modulo è relativo, perché comunque dobbiamo ancora migliorare, ma in tante cose, ma si migliora anche a gennaio, a febbraio, a marzo, sì. Perché ogni partita è una storia a sé e fai degli errori e durante la settimana cerchi di rimediare per non farli più. Quindi, però la prima cosa che io penso è quella dell'aspetto mentale, è la prima cosa che è più importante. Senti, prima ci dicevano da casa, un tifoso diceva, noi abbiamo di fatto tre obiettivi in stagione, salvarci, vincere con la San Benedettese ed espugnare il Tardini. Ora, ovviamente ogni tifoso ha degli obiettivi che sono
tipici del tifoso, magari vincere il derby, vincere contro la squadra che magari non sta proprio simpatica, ma salvarsi è un po' poco, oppure per il girone che è l'obiettivo più credibile? Sì. Chi? Per il presidente sì. Scusa, di quale presidente parliamo? Per salvarsi? Presidente del Teramo, salvarsi è sicuramente poco. Ah, ecco, è poco, io pensavo, io dicevo l'obiettivo credibile, tu mi dici per il presidente, fare, sì, non perché io possa fare, non ci credo neanche se lo non sento, perché io possa fare il presidente, ma per come lo conosciamo, per ma assolutamente, ma non ci credo neanche, poi non so Ivan, no, è così, è come dice Andrea, senza se il presidente, io sto qui da questo sesto anno, lo conosco molto molto bene, dà una mentalità vincente, ma non è sbagliato, perché comunque abbiamo visto che negli anni comunque il capo è lui, quindi da lui arrivano tutte le emozioni che ci trasmette, il primo che ce le trasmette è lui, quindi sicuramente è quello, però noi abbiamo sempre ragionato da quando sto qui a giocarci le partite di domenica in domenica e poi vedere che succede. Certo. Ci chiedono, ma siamo sicuri che questo asse con il Pescara funzioni? Voi che ne pensate? Sansovini si presenta da solo. Mulevardi è un buon giocatore e anche Carcalis. Ok. Quando arrivano giocatori dal Pescara, tranne Sansovini, arrivano comunque giocatori molto giovani. Poi tra questi pescare un cosiddetto asso non è necessariamente facile, perché sono giocatori che vengono proprio a Teramo o vanno in altre squadre di Lega Pro o in altre squadre di Serie D per farsi le ossa, quindi se ci si aspetta che arrivi, insomma, un giocatore che possa fare la differenza, poi ci sono casi, qualcuno penserà, beh, ma Vittorini lo scorso anno, lì forse Vittorini non ha trovato le condizioni per, poteva anche giocare, ma forse in quel momento c'era un ingombro nel ruolo e quindi non ha trovato spazio, poi è andato a Pescara, ha fatto un figurone ed è andato fino alla Nazionale Under 20 a giocarsi il titolo quest'estate. Però, ripeto, è difficile poi trovare necessariamente in un gruppo di giocatori giovani quelli che fanno la differenza, però è arrivato un giocatore come Sansovini che lui sì, lui già può essere definito un asso perché ha una carriera alle spalle che parla per lui, parla in termini di gol, parla in termini di carisma, parla in termini di comprensione del gioco, perché se vedi giocare Sansovini ti rendi conto che vedi un giocatore che conosce bene il gioco del calcio, che ha dei movimenti che molti altri attaccanti non fanno e che può rendere diciamo così fluido il gioco del Teramo. È altresì vero che a mio avviso Sansovini deve essere messo nelle condizioni di rendere al meglio, bisogna pensare a una squadra che ne valorizzi le caratteristiche e questo non lo si fa nel giro di un mese, perché lui è arrivato a Teramo a ritiro iniziato, ma lo si fa comunque nel tempo, ma io insomma su Sansovini non ci sono dubbi, mi limito però a dire quello che a volte ti ho detto in camera caritatis, Jacopo, avendo seguito diverse amichevoli del Teramo, non riesco a capire perché, nonostante un buon potenziale offensivo, questa squadra anche nelle amichevoli contro le squadre di categoria nettamente superiore non ha segnato tanti gol, sia contro squadre di Serie D ma anche contro l'Alba Adriatica, squadra di eccellenza, sì. Anche quando ha creato non ha segnato, e devo dire che questa cosa è stato un po' un filo conduttore, sì, di tutte le uscite del Teramo, anche nella partita contro il Lumezzane le migliori occasioni sono state avute da due difensori. Poi c'è stato il colpo di testa a fine primo tempo, se non sbaglio, di Carraro, però l'occasione più bella, più nitida, l'ha avuta Dorazio, che peraltro è stato prolifico quest'estate, sì, è andato vicino al gol anche nella prima partita, nella seconda partita ufficiale, la prima di campionato. Anche questo aspetto io analizzerei per capire se è una tendenza che può consolidarsi, speriamo di no, oppure se è una situazione momentanea che è destinata con il passare delle partite a sbloccarsi. Assolutamente, ci fermiamo per la pubblicità, poi ne parliamo al rientro, a tra poco.
Eccoci rientrati di nuovo insieme per questa seconda parte di questo esordio della nuova stagione di Pro Teramo. Abbiamo notato, Ivan, te lo facciamo, buonasera, a me come tifoso salvezza o metà classifiche non interessano proprio, campionati da sé come l'anno scorso, quindi mettiamoci sotto Antonio. Questo sembra scritto veramente dal presidente Campitelli. Ciao Antonio, comunque grazie, grazie anche a tutti quelli che continuano a scriverci. Vogliamo Petrella ad ala destra, il nostro vero trequartista, con altre due punte e non punta centrale. Poi parliamo un po' del modulo, però noi abbiamo notato, Ivan, te lo faccio vedere, a parte che l'abbiamo visto anche poco prima di andare in onda, questa particolarità. Vediamo il secondo gol che avete preso a Lumezzane, quello di Barbuti. Questa è l'azione che libera proprio Barbuti, sei tu su Barbuti un po' in ritardo e c'è il gol. Di fatto la raccontiamo, passaggio verticale, taglio in movimento dell'attaccante che incrocia sul palo più lontano, più vicino, poco importa, in diagonale. Siamo andati un po' con la mente di qualche giorno indietro, ecco lo rivediamo, e io mi sono ricordato che un'azione simile l'avevo già vista al Bonolis nell'amichevole contro il Perugia. Che vediamo? In quel caso non arrivò il gol, arrivò sempre il diagonale di Samuel Di Carmine. Stessa, sembra davvero molto molto simile, nel senso passaggio verticale, leggermente defilato su un lato, l'attaccante avversario si allarga e poi incrocia sul palo opposto. Ti sembrano simili, sì, più o meno abbastanza, o no? Magari a Lumezzane è stato più una palla persa, quindi un mezzo contropiede più veloce. Lì magari vedo che stanno Mangatelli e Capitani che stanno giocando, secondo me qui hanno fatto più un fuorigioco la seconda, però è comunque un taglio. Magari a Lumezzane abbiamo fatto qualche errore, anche io magari perché mi ha fatto il movimento alle spalle e poi magari non sono arrivato a contrasto con lui nel tiro, quindi c'è stato sicuramente degli errori per arrivare a prendere gol ovviamente, però è comunque un taglio simile, però io ripeto, quello a Lumezzane è stato più un contropiede, magari Perugia era... Sì, un'azione un po' più impostata, sì, sì, con sì, la sì. difesa... leggermente schierata. Forse anche per questo poi l'esito è stato differente. Sì, può essere, perché magari quando la difesa scappa, la squadra scappa, è più difficile difenderla quando magari sei piazzato bene, sei messo bene. Certo. Andrea, molti ci scrivono di Mirko Petrella, ma con il 4-3-1-2 sembra improbabile che possa trovare spazio, o comunque molto difficile. Probabilmente 4-3-2-1. Guarda, il suo ruolo ideale è 4-3. Ecco, a me dispiace una cosa, che il miglior Petrella a Teramo l'abbiamo visto il primo anno, quando si giocava 4-3-3. Lui era giovanissimo, era fuori quota, giocava 4-3-3, ha giocato i primi mesi, è stato devastante. Mi ricordo gol all'esordio con la Civitanovese. Con la Civitanovese, ma fece 9 gol, mi sa, quell'anno. Gol. Ma poi quanti gol fece fare ad Arcamone, a Bucchi? Cioè, era assist man, era goleador ed era spacca partite. Purtroppo da allora, al di là di alcuni contrattempi di natura fisica che lo hanno accompagnato e che in parte lo hanno limitato, non ha avuto mai la possibilità di giocare in quello che è il suo ruolo vero, come noi l'abbiamo conosciuto e come noi l'abbiamo visto al massimo. Perché poi o col 4-4-2, come gioca? Gioca da punta, gioca da quarto di centrocampo, o gioca da trequartista, o gioca da seconda punta, ma lui ha questa grande prerogativa, questo scatto fulminante, questo tiro potentissimo, questa precisione nel calcio, che in tutti gli altri contesti deve in parte sacrificare. Il 4-3 gli permette di esprimere la grande sua pericolosità offensiva, gli chiede qualche sacrificio in termini di ripiegamento, ma non eccessivo, e purtroppo anche quest'anno, per l'impostazione che ha la squadra, lui che fa? Fa il trequartista, fa la punta, in parte esprime il suo talento, ma la restante parte di quel talento non può essere espressa, perché comunque c'è qualcosa che lo limita. Se si riuscisse, ma io non so, chiaramente Zauri ha
ha un'altra visione legittima, assolutamente legittima. Se il Teramo un giorno tornasse a giocare con un certo tipo di modulo, probabilmente le caratteristiche peculiari di Petrella potrebbero essere espresse al 100%. Aia, ci hanno chiesto di Massimo perché il Pescara l'ha dato alla San Benettese e non al Teramo. In realtà le cose stanno un po' diversamente, nel senso che c'era la possibilità che arrivasse a Teramo, ma il Teramo ha fatto altre scelte. Io so che non è mai stato oggetto di discussione l'arrivo di Massimo a Teramo, cioè non se ne è mai parlato, quindi di conseguenza poi è andato ad una squadra che invece l'ha richiesto al Pescara. Ivan, Sansovini, ne abbiamo parlato prima, un giocatore che porta certamente esperienza, come si sta inserendo? È chiaro, parliamo di un giocatore che grandissimo livello, che però a livello di spogliatoio può dare una mano a Ivan Speranza, per esempio. Sicuramente è un giocatore importantissimo per noi, che comunque è un giocatore che ha giocato, quindi è uno che ci sta dando una grande mano nello spogliatoio. Ovviamente è il più grande e poi ne ha girati tanti, quindi sì. sa benissimo come comportarsi in ogni momento. Quindi, ripeto, ci sta dando veramente una grande mano. Ce l'andiamo ad ascoltare come analizza la sconfitta di Lumezzane ieri in conferenza stampa Marco Sansovini. Ma, a parte quello lì, credo che abbiamo sbagliato un po' di cose. Non solo la reazione, la mancata reazione, che poi magari c'è stata leggermente dopo. Siamo riusciti ad andare un pochino più avanti, a trovare almeno un paio di volte il tiro, però diciamo che è stata una partita, soprattutto il secondo tempo, da una parte da dimenticare e da una parte da ricordare bene invece. Quando nel calcio non è che manca una cosa e quindi la partita si incanala, sono tante concatenazioni di eventi e errori che si fanno. Li valuteremo, penso vedremo dei video, li valuteremo piano piano. È chiaro che siamo ancora una squadra, secondo me, in fase di rodaggio comunque, perché a parte alcuni uomini siamo tanti nuovi, e pur se lavoriamo da un mese e mezzo comunque per formare una squadra non è, diciamo, ancora presto, però siamo consapevoli che ormai il campionato è iniziato, quindi dobbiamo accelerare i tempi, però sono abbastanza ottimista. Ma non sto sicuramente ancora al 100%, come penso tutti i giocatori di questo campionato. Sicuramente alla prima di campionato è impossibile essere, non so, percentuale abbastanza relativa, perché magari dipende anche dalla settimana come va, i carichi di lavoro, cioè quella settimana che stai un po' meglio, settimana che carichi di più, sei un pochino più appesantito. Non sono come nessuno è al 100%, però posso dire che sicuramente stiamo lavorando molto bene durante la settimana ed è un lavoro mirato ad arrivare al 100% sicuramente nel minor tempo possibile, ma poi più che altro per mantenere alto lo stato di forma. Non è sicuramente tutto da buttare, però devo anche rivederla, perché poi le sensazioni a caldo da dentro al campo sono diverse poi da quelle che uno può avere a mente fredda e davanti a un teleschermo, no? Vorrei rivedere anche la partita. Abbiamo fatto alcune trame di gioco sicuramente buone, dove siamo arrivati sul fondo mettendola, poi magari abbiamo peccato in movimento oppure peccato nell'ultimo passaggio, però quello ci può stare, voglio dire, non è che è l'errore tecnico che va condannato, quello ci sta, non è assolutamente un problema. Alcune azioni buone le abbiamo fatte sicuramente e dobbiamo continuare a riproporre le cose fatte bene, dobbiamo continuare a riproporle e migliorare sicuramente quello che di negativo c'è stato. Ecco Ivan, la Sansovini dice a caldo sia una sensazione, a freddo magari rivedendo la partita un po' diversa. A freddo, ma il capitano del Teramo che sensazione ha avuto? No, nel senso che noi il primo quarto da 20 minuti il gioco stava più nelle mani del Lumezzane, poi magari abbiamo preso più il pallino del gioco e
abbiamo creato qualcosa, come diceva Marco, delle trame di gioco buone, arrivando magari a qualche cross, abbiamo fatto un po' di cross, li abbiamo fatti, magari poi non abbiamo concluso, però qualcosina di buono abbiamo fatto. Poi dopo abbiamo preso quei due gol ravvicinati e ci ha tagliato le gambe, lì non c'ha, abbiamo sbagliato a non reagire, mentalmente magari siamo morti ed è quella una cosa sbagliata, perché comunque il calcio e tante partite che si sono giocate fino adesso ci insegna che fino al 90esimo si gioca, poi la partita può recuperare anche stando sotto 2-0 come stavamo noi. Prima Andrea parlava di un filo conduttore, questo è un altro filo conduttore che vi portate da qualche tempo, cioè è una squadra che prende magari uno schiaffo non irrimediabile, ma si abbatte di più di quello che sarebbe lecito normalmente aspettarsi. Ma adesso è la prima partita di campionato, ci è capitato questo, infatti stiamo parlando col mister stesso, abbiamo parlato subito lunedì, ancora oggi ci stiamo parlando, nel senso per non far che succeda più questo, però è la prima partita, è la prima, tante sensazioni, tante cose nuove, spero che non ci sia più, però ripeto, noi abbiamo azzerato tutto il passato, non è quello. Mi era venuta una domanda sentendo parlare Ivan, quando diceva delle buone trame di gioco e dei cross, ma arrivare ai cross era la scelta migliore considerata l'altezza degli attaccanti, oppure è stata la conseguenza delle difficoltà oggettive avute dal centrocampo sabato scorso, perché forse Di Paolo Antonio, mezzala destra, non deve riabituarsi in quel ruolo che ha interpretato in passato, però avendo passato ormai gli ultimi anni a sinistra, ormai essendo abituato a rientrare sul destro, forse è un ruolo che deve rifare suo, cioè è stata una scelta sì, comunque noi creiamo, abbiamo cercato di creare comunque la superiorità numerica sulle fasce. E poi al di là che anche Marco è basso, ma se andiamo a vedere in carriera lui attacca bene sempre il primo palo, sì. Ha fatto tantissimi gol di testa, quindi non è proprio un giocatore scarso, cioè il tempo di inserimento magnifico secondo me, quindi non è che solo essendo basso magari, però è molto forte, ripeto. E abbiamo cercato di creare la superiorità sulle fasce, che ci siamo riusciti in un determinato momento della partita, però ovviamente abbiamo concluso, siamo arrivati con Carraro a colpirla di testa lì, siamo arrivati poco alla conclusione forse. Ecco, per provare sempre a analizzare le cose, con Sorriso hanno fatto le prove generali per quando ci sarà Croce, dice vabbè oggi non c'è, però tornerà. O magari Jefferson. A proposito di Croce, prima ci hanno scritto, e chiedo scusa se non abbiamo risposto velocemente al nostro telespettatore da casa, che sembra un pesce fuor d'acqua, non mica è vero. No, pesce fuor d'acqua no, pesce fuor da lumezzane per il momento. Vabbè, sì, non chiaro, non c'era. Convocato per motivi familiari, come comunicato dalla società, è tornato in gruppo regolarmente, si allena e quindi no, pesce fuor d'acqua non credo. Forse al momento non è la prima scelta di Zauli, però... Addirittura? Sansovini, Petrella mi pare che siano... Cioè ha giocato la stessa formazione... Cioè aspetta! Tu mi dici che con Croce disponibile non gioca? Non ci credo. Avrebbe giocato, infatti poi è stato così. Cioè se fosse stato convocato avrebbero giocato comunque Sansovini e Petrella, secondo me sabato. E quindi sabato? E sabato Bassano? Non lo so, vediamo. Forse giocherà Jefferson. Addirittura? Ma siamo così sicuri che arriva Jefferson? Ci sono tante cose che vanno incastonate, non è così semplice. Non è così semplice, battute a parte. Al momento forse è più facile fare un movimento e non tutti e tre di quelli che si è preventivata la società. Poi il terzino destro viene addirittura in secondo piano rispetto ai rinforzi per attacco e centrocampo. Poi mi risulta che Altobelli lo stiano facendo allenare anche per fare il vice scipioni, quindi vediamo, non è così semplice come
la si vuole far passare. E Baldassin? Baldassin al momento è la pista preferita, ma non l'unica, perché per certi versi non convince proprio del tutto per caratteristiche, quindi non sono escluse riaperture verso altri fronti. Tipo il discorso che facevo prima, magari dai forte, prendi un centrocampista e poi puoi anche prendere... ho capito, non è che forte ci vuoi prendere l'attaccante, il centrocampista, vuoi rifarci la squadra, no? Per dare forte devi trovare una squadra che voglia forte. Ho capito, però ti danno il centrocampista o ti danno l'attaccante, certo, è difficile che ti diano... Però avete visto quanti fronti sono hai un giocatore quanti fronti sono aperti a 25 ore dalla fine del mercato, troppi forse. Io ricordo nelle stagioni passate il Teramo era famoso forse per il contrario, cioè che arrivava negli ultimi giorni di mercato, oddio forse arriva il colpo, poi il colpo non arrivava. Ma forse quello era anche la forza, perché vuol dire che il gruppo che c'era era un gruppo che dava delle certezze, già delle certezze dall'estate, ancora di più a gennaio, anzi addirittura a gennaio si vendeva come l'anno di Bernardo. Invece ora devo dire che si sta a 25 ore dalla fine del mercato, si stanno scandagliando più piste per colmare alcune lacune o per provvedere a cambiare determinati giocatori. Quindi insomma vuol dire che qualcosina non è andata. Però perdonami Andrea, cioè, parliamo pur sempre di una squadra che ha iniziato molto presto il mercato e che non è che abbia preso due o tre giocatori. No, ma tra l'altro ora non vorrei che da questa puntata venisse fuori un panorama difficile. La realtà a mio avviso è che il centrocampo è un ruolo cruciale, è un reparto cruciale. In questo momento il Teramo a centrocampo ha, se noi stiamo alla partita di sabato, come titolari Peterman, che viene fuori da una lunghissima inattività, certo, e ora che recupera il ritmo partita e il massimo dell'efficienza dell'altro tempo dovrà averlo. Ilari, che la preparazione non l'ha fatta, quindi tu dei tre centrocampisti utilizzati, due sono rispetto a uno standard ottimale a mezzo servizio o poco più. Chi sta al meglio è Di Paolo Antonio, che ha fatto la preparazione al 100%. Quindi se si mette sul piatto questo argomento, ecco che una buona parte di quelle difficoltà che ci sono state deriva dal fatto che alcuni di questi giocatori devono avere più tempo rispetto alla partenza naturale del campionato, perché hanno avuto dei contrattempi di diversa natura in precedenza. Perché poi non si può neanche sottacere il fatto che sono due giocatori molto forti, molto validi, come lo è Carraro, abbiamo detto di Sansovini, cioè sono arrivati giocatori molto molto forti. Il Dorazio, che è tornato alla base dopo il prestito da Pistoiese, è un difensore che mi sembra molto cresciuto e molto maturato. Lo stesso Rossi, che secondo me non ha avuto un buon debutto, però in estate, parlo del portiere, aveva dato dei segnali molto incoraggianti. Quindi diamo modo a chi c'è di far esprimere il proprio talento, diamo modo a questa squadra di diventare effettivamente squadra. Però resta quello che abbiamo detto, cioè che a 25 ore dalla fine del mercato si devono fare più movimenti di quello che si poteva presagire fino a un paio di settimane fa. Perché naufragata, ci chiedono, la trattativa San Domenico? In realtà una vera e propria trattativa probabilmente non c'è stata mai, nel senso che, come nel caso di Di Massimo, ci sono tanti profili. San Domenico balza all'occhio soprattutto, Ivan, ai tifosi del Teramo, perché insomma vi ha segnato più di una volta, e non solo con l'Aquila, anche con l'Arzanese. E abbiamo qui il maggiore esperto dell'Arzanese d'Italia, Andrea Costantini. Di fatto non c'è stata una vera e propria trattativa, perché tra i tanti nomi per il ruolo che ricopre San Domenico, che è un esterno d'attacco, si è preferito scegliere altre vie. Quindi di fatto non c'è stata una vera e propria trattativa su San Domenico. Se non va via forte, può arrivare comunque un'altra punta, ci chiedono. Ma io credo che ci sia giustamente un bilancio da tenere d'occhio, quindi non so quanto possa essere possibile effettivamente zerire un'altra punta senza farne partire una. I costi ci sono importanti, e quindi secondo me va valutato tutto guardando il bilancio, perché poi quello rimane in primis fondamentale.
è chiaro che bisogna guardare il bilancio e saper scegliere, quello è, sarebbe la cosa migliore. I costi sul bilancio, ma anche i costi in termini di mal di pancia, se non esce nessun attaccante e ne arriva un altro, poi probabilmente c'è un po' troppo ingorgo lì davanti. Peraltro io mi permetto di dire che in attacco, Ivan, c'è questo ragazzo, Fratangelo, che a Pineto ha fatto, vabbè, chiaro, stiamo parlando comunque di amichevoli, comunque di precampionato, comunque tutto quello che volete, però questo ragazzo le qualità ce le ha, e come. Pineto ha fatto una grande partita quando è entrato, è anche andato in gol, con il Perugia quando è entrato ha fatto una grande partita, cioè non è detto che le risorse non possano venire anche da dentro casa, perché a volte spesso si cerca sempre di andare a prendere e poi magari non si capisce che le risorse ce le ha in casa. Sì, 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 no. Fratangelo è cresciuto molto rispetto all'anno scorso, che ogni tanto veniva a allenarsi con noi, ma è cresciuto davvero tanto. Il mister, come lo si vede, lo tiene in considerazione, perché comunque, che, essendo anche giovane, ma se è bravo, perché no, non debba giocare, quindi questo è poco ma sicuro. A noi fa solo piacere che chi viene o chi c'è ci dà una mano, sì. Solo quello. Certo. Senti, Caidi è diventato una specie di fratello minore, tra un po' lo andiamo ad ascoltare. È diventato una specie di fratello minore. Sì, 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 io e Nebbe siamo legatissimi, soprattutto al di fuori del calcio, quindi siamo legati veramente tanto, siamo sempre, praticamente sempre insieme con le famiglie, quindi sì. Ci conosciamo a memoria ormai, dentro e fuori. Nebil Caidi, lo ascoltiamo. No, io voglio sperare che sia stata una, non so come spiegarla, se è una giornata no, perché comunque non, purtroppo è la prima, quindi non è che dici hai fatto 20 partite bene, poi questa è stata una giornata no, purtroppo era la prima. E quindi è un po' strano steccare la prima, perché comunque prepari da un mese il campionato e quindi è proprio una cosa che non mi era mai capitata, sinceramente. Però allo stesso tempo è la prima e appunto bisogna andare avanti e pensare subito a sabato, che c'è una partita veramente, veramente difficile, come lo sono tutte, perché abbiamo visto che anche il Lumezzane, nonostante secondo me non c'è superiore, però ci ha messo in difficoltà, ecco. Mentalmente abbiamo subito tanto, forse perché almeno io, ma penso anche tanti miei compagni, a fine primo tempo pensavano di poterla vincere e poi invece dopo ti ritrovi a essere in svantaggio. Quindi forse è stato quello, non so se è stato un pizzico di presunzione o non so che cosa, però ecco, a fine primo tempo il nostro pensiero era di vincerla e dopo ti sei ritrovato con una palla sporca, una mezza giocata loro, ti sei ritrovato in svantaggio e forse ci siamo un po' sciolti. Spero che non ricapiti, perché comunque dai, dobbiamo dimostrare di essere una squadra con dei valori, soprattutto mentali e umani, perché comunque dopo poi gli errori si possono fare, però ecco, l'atteggiamento non deve mai essere quello sbagliato, che sabato ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati da parte di tutti, quindi bisogna cancellare subito quei tipi di atteggiamenti, perché comunque il campionato è lungo, le partite sono lunghe, quindi non bisogna mai mollare la prima difficoltà, perché comunque una squadra, se molla la prima difficoltà, è una cosa, è un punto debole grandissimo, ecco, voglio dire, non bisogna mai arrendersi, ecco, dopo la prima difficoltà. Ci ha lasciato nel silenzio perché c'era poco da dire, penso. Poi fine partita spesso si dicono cose anche che non vanno bene o che non servono al gruppo, quindi oggi sicuramente ci dirà quello che penserà della partita, ma purtroppo c'è poco da esaminare e non è che puoi dire abbiamo sbagliato quello o quell'altro, abbiamo sbagliato proprio a livello di atteggiamento, quindi
è più facile da un lato, però bisogna lavorarci, ecco, perché abbiamo sbagliato una cosa, abbiamo sbagliato l'atteggiamento mentale nel reagire a un evento negativo, e quindi bisogna assolutamente migliorare, ecco. Capitano, mai più gol d'Italia secondo te? Scipioni, come lo vedi? Ti chiedono. Più di gol d'Italia io non voglio prendere le proprie. Proprio gol! Al di là del taglio, no. No, Scipio sta lavorando anche lui. Ovviamente c'è stato avuto un po' di forse problema che l'ha accusato molto il fatto dell'anno scorso della Serie B, l'ha accusato tanto l'anno scorso. Ma quest'anno è venuto con un'altra testa, sta lavorando per migliorarsi anche lui. Tra un po' vediamolo adesso, Maurizio, il prossimo turno di campionato con il Teramo, che giocherà alle 16:30, Fano Sant'Arcangelo, Feralpi Modena, Forlì Pordenone, Gubbio su Tirol, Maceratese, San Benedettese, Mantova Venezia, Padova Albino Leffe, Parma Lumezzane, Reggiana Ancona, Teramo Bassano, come detto al Bonolis alle 16:30 di sabato. È una squadra, il Bassano, che a me fa venire in mente qualcosa che adesso, non tanto per il Bassano in sé, per chi lo allena, perché lo allena un abruzzese, Luca D'Angelo, e a me Luca D'Angelo mi fa venire in mente questa partita qua. Adesso togliamo lo spot di YouTube, mi fa venire in mente questo Teramo Rimini, Andrea, che tu ricorderai benissimo, che era un playoff di Serie D con il Teramo che aveva segnò il suo amico Gambino, sì. Segnò Gambino, lui non c'era, lui arrivò qualche mese dopo, sì, con il Teramo che aveva praticamente buttato la promozione diretta in Lega Pro, regalandolo di fatto al Sant'Arcangelo, andò ai playoff con il Rimini, e peraltro oltre alla sconfitta ci fu anche qualche parolina, intanto ecco, questo è uno dei gol, c'era Farò in porta. Che sì, parola sì. Amorevole. Eh? Qualche parola. Qualche parola amorevole, evidentemente qualcosa che Andrea, che ricordi? No, ricordo che quell'anno il Rimini vinse due volte a Teramo, lo fece in campionato, peraltro nel momento della massima Eccolo crisi. Qua, Gambino. Sì, sì, il momento della crisi del Teramo. E poi ci fu la vittoria, questa, quella più pesante, perché quando si scontrarono in campionato tra Teramo e Rimini, il Teramo era già fuori dalla lotta al vertice, era già lontano. Questa partita pesava di più perché dava l'accesso alla fase successiva, che poi Rimini riuscì ad arrivare fino in fondo e a vincere quei playoff, sì, ai calci di rigore. E il Rimini vinse 3-1 quella partita a Teramo. A Teramo bastava il pareggio al 120esimo, invece ci fu questo fallo di Gattari. Nei tempi supplementari, che condannò il Teramo sostanzialmente all'1-2, poi ci fu l'1-3. Luca D'Angelo però fu uno degli artefici di quella rimonta del Rimini, rimonta nel senso. Senti, che ma tu te lo ricordi chi ha battuto quel calcio di rigore? L'hai visto? Chi era? Questo qua, Olcese? Esatto. Proprio lui, direbbe qualcuno. Esatto. Ma tra l'altro sarà quest'anno avversario delle abruzzesi di Serie D, sì. Olcese. Poi sì, segnò anche, se non sbaglio, Valeriani questo gol. Però D'Angelo è uno che ha fatto bene, molto allenato bene, anche lo ricordo anche ad Alessandria. Insomma, eccolo qua. Luca D'Angelo. Luca D'Angelo è un pescarese che sarà sulla strada del Teramo con il Bassano. Assolutamente. Mi era tornato in mente un aneddoto parlando di Gambino e Ivan Speranza durante un'intervista, ti ricordi? Quando dice sì, siamo molto amici, mi è toccato anche consolarlo quando insomma è scoppiato in lacrime per qualche pena d'amore. Ma Gambino era scoppiato in lacrime. Sì, 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 sì. Ma qualche pena d'amore che secondo me Andrea ci riguarda indirettamente. Altri tempi. Una storia d'amore che aveva il 50%, se non erro, proprio qui dentro.
Va bene. Veramente peccato non avere più il Lanciano con noi, scrive Luigi. Grazie Luigi, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Il segreto del Teramo era di Giuseppe, che sapeva pescare ogni anno buoni giocatori, dando al mister di turno una rosa di tutto rispetto, e si è visto dove eravamo arrivati. Siamo davvero in chiusura. Io addirittura quest'anno ho un'ora, sono riuscito a sforare anche con un'ora. Io, mi perdonerai se ti ho fatto aspettare qualche minuto in più. Riusciamo a vedere la pagina Facebook di TV6, Maurizio? Grazie, poi ti prometto che chiudiamo. Eccola qua, trovate tutto, anche delle dirette, lo vedete? Ci sono anche le dirette live su Facebook, sì. Se siete fuori casa, andate su Facebook e potete vedere la diretta della trasmissione. L'importante è che mettete il mi piace sulla pagina. L'importante è che mettete il mi piace, chiaro, perché poi vi arriva la notifica che siamo in diretta, telegiornali, trasmissioni e quant'altro. Questa è la pagina Twitter. Abbiamo detto tutto? Sì, abbiamo detto tutto, grazie a Ivan Speranza, grazie Ivan. Grazie a voi. Speriamo di rivederci presto, di incontrarci presto quest'anno magari in questi dopo studi. Una vittoria, magari dopo una vittoria, perché il capitano ci mette la faccia anche quando, soprattutto quando arriva la sconfitta. Grazie a Ania Cantagalli, grazie. Ciao Ania. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Grazie a voi, buona serata. È tutto per questa sera, noi ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14. Del digitale terrestre. Buona serata.